L'emergenza migranti, signor Prefetto, è diventata davvero infinita. Dopo gli ultimi episodi si è anche alzato in qualche modo una parte di muro di protesta da parte delle unità. Devo dire che questi episodi hanno avuto un duplice opposto risultato. Da un lato appunto il timore, lei la chiama protesta, comunque l'attenzione di alcuni sindaci del comparto sociale per quanto è avvenuto. Dall'altro lato devo dire che stamattina ho registrato per la prima volta l'offerta di un sindaco di mettere a disposizione una struttura di proprietà per ospitare 25 migrati, il sindaco di Contrada nella specie. E le singole fattispecie, vabbè, sono state già affrontate. Il ragazzo che ieri ha dato luogo a quell'episodio sarà trasferito altrove, mentre i problemi di carattere sanitario sono stati e vengono affrontati dall'ASL, che ha sempre dato il suo contributo. Il problema chiaramente è quello della continua affluenza di immigrati. La sua collega poco fa mi chiedeva dei 25 arrivati stamattina e io vi posso 60. Già dire che domani ne arriveranno altri 50. Per cui ci mette in notevoli difficoltà. Non possiamo fare previsioni, gli sbarchi continuano. Io qualche tempo fa paventai l'arrivo a un numero di 2000 unità nella provincia di Avellino. Spero che non si verifichi tanto presto. Altrimenti sarà costretto a commissariare qualche struttura, a precettare qualche struttura. Il problema non è questione di precettare strutture, il problema è che non troviamo più strutture. E nonostante la ricerca col nuovo bando, ormai sono 6 o 7 i gestori, cominciano ad avere difficoltà a trovare strutture. Il sindacato continua a chiedere un tavolo, una task force. Sarà convocato, lo stiamo già convocando per giovedì prossimo. Signor Prefetto, sì, un'ultima domanda. Io vorrei un apporto positivo da tutte queste persone, se no possiamo fare tutti i tavoli che volete, ma non arriviamo a niente.